Buongiorno Mago. Buongiorno a tutti quanti dal Mago Picco. Buongiorno Mago Dio. Benvenuti sulle web onde di queste cose tecnologiche che non capisco. Sì, infatti. E mi dicono di parlare ad un microfono e di fare l'oroscopo. Io lo faccio in cambio di denaro o altri favori anche carnali. Va bene, Mago, io volevo iniziare l'oroscopo oggi salutando tutti coloro che quando mettiamo i nostri programmini, le nostre cose in rete, fanno dei commenti. Cliccano mi piace. Sì, cliccano mi piace. Dove clicca? Dove si clicca? Si clicca sul... Vuole sapere a me dove va cliccato perché io dica mi piace? No, Mago, no. Vuole cliccare? Lei? No, meno male, no, che schifo. Meno male. Allora salutiamo tutti i clickers. I clickers. E quindi che sono per noi, voglio dire, il nostro pubblico di piccoli fan. Certo, quindi certo. Sono molto importanti, ma dobbiamo pure dire i nomi. Beh, qualcuno, adesso ne ho trovato qualcuno. I nomi costano però. I nomi costano. Scusa un attimo, devo liberare un attimo la tossilla. Si è sentito? Faccia piano. Allora salutiamo Claudia che Claudia, è sempre bella, lì che clicca. Bella polposa, bella Claudia. Mago non la conosce Claudia. Immagino così. Te l'immagina. Sdraiata sul divano, voluttuosa. Salutiamo Rosa che... Rosa, bella Rosa, tutta rosa me l'immagino. Va bene, se l'immagino. Bella, mi piace questa pungente cosa. Pungente se l'immagina. L'immagino. E poi c'è arrivata... Sdraiata, no, orizzontale. No, Mago, no, stia buono. No, non faccia queste cose. Poi c'è in particolare un messaggio che è arrivato da una nostra amica, sì, che si chiama Clarabella. Clarabella, io me l'immagino, no, proprio. No. Mentre così, mentre trotterella, sì. Clarabella che trotterella, bella puledra, Clarabella, Annibale e Abbaglio, sarà una coppia probabilmente. Vabbè, Annibale non me lo immagino. Lei voleva sapere com'era la barzelletta del cane. Barzelletta, che barzelletta? Era una cosa di esoterismo medianico. Ecco. Allora gliela metto nei gemelli gli mettiamo la cosa del cane. Allora, oggi con i gemelli facciamo questa cosa del cane, cioè, Clarabella. Va bene. Delicatissima Clarabella. Meno da Nibble. Vabbè, insomma, va. Andiamo con l'Ariete. Le energie del cielo vi invitano a fare chiarezza sulle ambizioni, desideri e obiettivi di vita. Allora, care amiche dell'Ariete. Per rassodare i glutei è bene fare un po' di ginnastica. Sì. Ginnastica. La ginnastica. È una ginnastica dedicata alla ginnastica. La ginnastica, come c'è il Pilates, esatto, che è dedicato a che cosa è dedicato il Pilates? Il Pilates a quelli glabri. A quelli il Pilates. Invece la ginnastica alle natiche. Toro, una settimana che promette un tono personale migliore, più forte, deciso e lucido. Saprete coltivare un certo ottimismo. Tuo cugino si chiama Marcello? Sì. Cara amica del Toro, ha aperto una macelleria. Ah sì? L'ha chiamata Carne da Marcello. No, ma è carina, però divertente. È un gioco di parole. Gemelli. Ai gemelli dobbiamo fare. Farete finalmente chiarezza in questioni che erano rimaste un po' in sospeso. Buona l'intesa e il dialogo con il partner. Il tuo cane è un pessimo giocatore di poker. Sì. Quando ha una buona mano, scodinzola. No. Lui sarebbe pure bravo. Sì, perché però, bleffa è inespressivo. Cioè, però quando tiene il full che proprio non ce la fa trattenere, allora gli altri là, mi piace questa vita, mi piace perché mi fa venire in mente Spruzzolo. Cancro, anche per voi le stelle parlano di maggiore chiarezza. Mantenete la calma e i nervi a posto venerdì, quando cioè una Venere opposta è un po' ombrosa, potrebbe avvelenare i vostri rapporti. Cara amica del Crampo, sei stata in Messico? Sì. La cucina è un po' violenta, è un po' violenta, è un po' bevato, speziato, sì, salata, fagioli, tranne in un paese. Puerto Escondido. Perché? A Puerto Escondido dici, ma questa insalata non sa di nulla. Perché? Puerto Escondido. Sarebbe io te la Puerto Escondido. Escondido, vabbè. Leone, che bello essere leoni nei prossimi giorni, perché il sollievo dato dalla soluzione di un problema è pur sempre una gran bella sensazione. Tuo marito da giovane faceva il gigolo. L'amante a pagamento. Call me. Adesso è vecchio, è diventato un cigolo. Un senso che fa nicca 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 nicca.
È un cigò. Ma basta un po' d'olio, Mago. Delle giunture, tante cose. Sì. Vergine, questa settimana segna la fine di quello strano periodo durante il quale gli entusiasmi e il bisogno quasi impellente di agire si scontravano purtroppo con la pigrizia e la disorganizzazione. Uri Geller. Vabbè. Uri Geller, ve lo ricordate? Sì. Era quel medianico... mago, esperto in telecinesi. No, ma che telecinesi? Piegava. Telecinesi, ma era che telecinetico. No. No, piegava, cosa piegava? I cucchiaini. Che era molto meglio se piegava le lenzuola. Avrebbe avuto molto più fortuna. Sicuramente. Con la potere della mente io vi piego le lenzuola. Sapeva, è una cosa che spiegava i cucchiaini. Chi se ne frega. Bilancia, dovrete accettare il fatto che le prossime settimane non saranno in grado di accontentare i vostri desideri più profondi. Imparate a convivere con questa realtà. Gli spaghetti allo scopo. Olio, sì. Vanno conditi con l'olio sasso. Questa si commenta da solo. Basta. Scorpione, nei prossimi giorni tutti, ma proprio tutti i pianeti vi saranno amici e così potrete godere di un momento sereno, facile e fortunato. Tua moglie ogni mattina ti sveglia con un bacio. Ma che bello! Alla faccia dell'alito, osi. Pa, è un risveglio tremendo la mattina, mamma mia che alito che ti. Anche perché ti svegli proprio per l'alito. Sagittario, le stelle sembrano. Che c'è il circo in città, che è successo? Che hanno liberato i cammelli. Il legge degli ovini. No, è l'alito di tua madre. Sagittario, le stelle sembrano finalmente darvi una mano, sottraendovi anche dalle tensioni di Marte e consolandovi da una luna che potrebbe farvi iniziare la settimana con un umore non proprio smagliante. Ogni mattina ti sveglia il vicino di casa stronzissimo. Ma dai. Con il taglia erba. Ma no, mamma mia, vabbè. Che figli androcchi. Basta, vecchi. Basta. Il problema è che non tiene il prato. E allora? Lo accende per il gusto di svegliare. Di rompere le palle. Sta nel sadismo. Capricorno, innamorati, graziati e resi soavi da una Venere che vi inizia e vi vizia, pardon, e vi coccola. Nei prossimi giorni godrete di ottime idee e intuizioni. Lo conoscete il detto famoso? Ci sono quelle frasi che si dicono sempre per fare, sì, bella figura. Gli aforismi. Gli aforismi. Gli aforismi. Sì, belli, belli. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Ma no. Che dietro a un grande uomo ci sei sempre tu al cinema. Questo è un detto filosofico. Dietro a un grande uomo ci sei sempre tu al cinema. Che non vedi niente. Acquario. Significativo. Sì. L'acquario nei prossimi giorni si muoverà in maniera vincente perché è sostenuto da forze che lo aiuteranno a vivere con maggiore chiarezza il lavoro, le spese e gli investimenti. Adesso le femmine si sono stremancipate, sì. Sono diventate le femministe. Vabbè, ormai. Invece ci sono stati tempi in cui era bello essere uomo. Certo. Perché le donne la davano via facile. Vabbè, all'epoca delle belle porche. Le belle porche. Le belle poche, volevo. No, le belle, belle no, no, le belle porche. Ai tempi delle belle porche. Vabbè, sì, belle porche. Ok, la belle poche era prima e poi c'è stato le belle porche. Vogliamo tornare ai tempi delle belle porche. Bene, se pesci sempre abbastanza fortunati, i pesci vivono con un sorriso stampato sulle labbra perché godono di pianeti che si fanno sempre in quattro per accontentarli. Cara amica dei pesci, l'altra sera sei uscita con un uomo. Ma dai. Avete cenato, sì, a lume di candela. Bello. Siete andati a vedere cose, fate il giro a vedere il tramonto. Che quelle, sì, cose romantiche. Certo. No? Si fa. Lui ti ha portato dei fiori, poi ti ha accompagnato a casa e ti ha detto saliamo da te. Tu gli hai detto oe, tengo le mie cose. Lui ti ha detto ma mica ti rubo nulla. L'ignoranza con la I maiuscola illuminante. Ma cosa c'è da lamentarsi? Un uomo onesto, lei dice te ho le mie cose. Lui dice ma io mica non ti rubo nulla. No, ma ci mancherebbe, anzi, la prendo ma e te la ridò. Per Vallanzasche, no, che... hai le tue cose, io te le tieni, te le lascio. Non le tocchiamo, vabbè. Bene, Mago, con queste donne si lamentano sempre di tutti gli uomini, anche quando trovano uno raffinato, che non, sì, ti ruba nulla. La vita è dura. Allora, con questo salutiamo, dando appuntamento alla prossima settimana con il vostro oroscopo. Salutiamo tutte le belle porcelline, Clara, sì, Carabella, quell'altra, la rosa, la Claudia. Claudia. Gli uomini non li salutiamo. Posso aggiungervi sulla guancia, dove preferite, il bacio del vostro sempre vostro Mago Picco. Prego. Arrivano i vostri.